Salve ragazzi e cari amici del web, sono Andrea Bruno, il mio viaggio in Malesia continua. Ringrazio tutti quelli che seguono i miei videoclip, mi mandano i commenti, mi salutano. Salve ragazzi, saluto tutti quanti. In questo momento mi trovo a Sibu, sono qua di passaggio e ho trovato questo posto che veramente mi ha lasciato un po' allibito, una specie... è un monastero cinese. Molto bello, monastero cinese. Devo dire la cosa che mi ha lasciato allibito è il fatto che sia circondato da foreste ed è completamente vuoto, non c'è nessuno qua, è disabitato, non riesco a capire come mai in questo momento qui sono l'unico visitatore, ci sono io e tantissimi uccellini che si sentono di sottofondo. Il cinguettio degli uccellini è una costante per chi viaggia nel Borneo e vi mostro giusto velocemente questo posto perché è molto bello. Se capitate di qua venite a farci un salto, Sibu. Non so, si può venire anche qui per fare il picnic. C'è anche un ostello visto, penso che costerà pochissimo sicuramente. Il posto è lungo la strada di passaggio, per cui chi viene da queste parti lo trova anche abbastanza facilmente. Sibu, il nome della località, e vi do ora una panoramica. Ecco, io sono entrato da lì, quello lì è la mia moto, la mia compagna di viaggio. Ecco qua abbiamo vi faccio vedere giusto così un giro veloce, qualche particolare. Qua abbiamo questo varco grandissimo. E poi abbiamo tutta una serie di costruzioni. Adesso, vabbè, qui c'è il sole battente, siamo all'equatore. In questo momento il sole è allo zenith, picchia in testa, arriva giù nella perpendicolare, picchia in testa, pa, come un martello. Vediamo un po', diamo un'occhiata. L'area è molto vasta, si estende. Adesso arriverò solo fino qua, poi non vado a girare dappertutto, sono di passaggio. Al ritorno mi fermo qui di sicuro, guarda, è bellissimo. Poi anche il fatto che non ci sia nessuno, questo qua deve essere il custode, lì c'è una che puliscono le foglie. Abbassiamo il tono di voce per rispetto perché è un luogo di culto. L'odore dell'incenso è molto bello, è un bellissimo odore. Mettono queste bacchettine qui davanti all'ingresso a bruciare, profumate. Ora ritorniamo indietro. Comunque l'area è molto vasta, si fa anche dentro di lì, sì. Ok ragazzi, adesso fa troppo caldo per girare, bisogna venire qui verso la sera, nel tardo pomeriggio, quando è più fresco. Allora adesso appoggio la mia macchina qua così vi saluto. Ok ragazzi, grazie a tutti, continuate a seguire i miei videoclip, vi farò vedere tanti posti interessanti. Ora sono nel Borneo, poi il mio viaggio continua, andrò nel Brunei, se riesco faccio un salto anche in Indonesia, non ce l'ho in programma l'Indonesia, ma se riesco faccio un salto, se mi fanno entrare con la moto ci vado di sicuro. Ok, ci sentiamo alla prossima, continuate a seguirmi, vi farò vedere tanti posti interessanti, più che altro
è vero, già su internet è stato pubblicato di tutto, ci sono le foto di qualsiasi luogo. Io lo faccio più che altro per trasmettermi le mie emozioni e per incentivarvi a non rimanere impoltroniti a casa vostra a marcire. Se avete la possibilità, viaggiate. Se non l'avete, perché magari non avete un lavoro, vi incito a viaggiare ancora maggiormente, perché rimanere in Italia è la morte. Cioè, meglio, se uno non ha niente da perdere, è meglio andare all'estero. Anch'io feci così, io vivo all'estero da 21 anni, quando sono partito non avevo niente. All'estero si hanno molte più opportunità. L'Italia è un paese, è come stare nella palude, dentro nelle sabbie mobili, affondare lì dentro. Voi non ve ne rendete conto, perché per capire cosa vuol dire stare in Italia bisogna viaggiare all'estero. Chiaramente, se mi seguite dall'Italia con i miraggi in testa di viaggiare e vedere i posti, vuol dire che non conoscete bene l'Italia. L'Italia la conoscerete solamente viaggiando, vedendo gli altri posti. Ok, il mio incentivo a viaggiare ve l'ho dato, il mio incentivo morale, diciamo, io vi do un'esortazione morale. Continuate a seguirmi, un saluto a tutto, qui ci sono dei bellissimi uccellini che cantano, bene così. Ciao, alla prossima.